Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Eccoci nuovamente giunti a parlare di acustica audio ed oggi ci occupiamo del nuovo Aquamarine 4, ossia l'incarnazione moderna del classico Shadow Hill Compressor, tanto desiderato da tutti per vitalizzare ogni sorta di strumento. Interfaccia completamente ridisegnata rispetto alla versione 3, risulta ora più accattivante e più heavy. Il pacchetto comprende un compressore da mastering che stiamo vedendo qui in foto, che incorpora la tecnologia discreta ed ottica contemporaneamente, ed un equalizzatore passivo chiamato appunto Aquamarine EQ, che come vedremo possiede delle caratteristiche uniche ed interessanti. Ogni release degli ultimi plugin include una versione denominata ZL, che rappresenta la versione Zero Latency, più pesante per il processore ma perfetta ed adatta alla registrazione in diretta, quindi durante le fasi di recording. Originariamente la macchina campionata possiede un attenuatore ottico elettroluminescente ed un VCA discreto, componenti e comportamenti molto difficili da riprodurre via software, ma grazie alla tecnologia adottata da Acustica Audio siamo in grado di utilizzare al meglio nei nostri mix e master. Rispetto alla versione hardware è stata aggiunta la manopola di mix, utilissima per poter dosare il segnale wet in parallelo senza dover impiegare un bus di collegamento esterno oppure altri tipi di routing. Entrambi gli stadi di compressione sono mixati quindi con il segnale originale. Lo stadio di preamplificazione può essere sia escluso sia introdotto attraverso questa manopola, che ci permette di accedere ad una catena di trasformatori inseriti nell'apparecchio originale, in grado quindi di donare quella piacevole distorsione armonica che caratterizza la macchina. Un'altra miglioria rispetto alla versione hardware è rappresentata dall'aggiunta di un tempo di attacco molto vicino allo zero ed è stato aggiunto una sezione di gain staging. È stata inoltre modificata la curva di attacco e release per minimizzare la distorsione armonica e l'aliasing, proprio perché stiamo lavorando in un campo software e non hardware. Alcune modifiche sono state necessarie per avvicinarsi il più possibile alla realizzazione del comportamento hardware. Questo comporta inevitabilmente dei compromessi accettabilissimi. È bene ricordarsi che il segnale d'ingresso ottimale è di meno 18 dBFS, come accade anche per l'hardware esterno. Il plugin si comporta e reagisce tenendo a mente questo tipo di parametri. Aquamarine EQ è invece la rappresentazione software dell'equalizzatore americano ultra raro che accompagnava questa macchina nel 1950. Non a caso esistono forse 5 esemplari di questa unità che possono essere trovati in condizioni ottimali per lavorare. È difficile ovviamente anche fare dei paragoni, perché ognuna di queste macchine potrebbe aver subito delle piccole variazioni o upgrade. Come vediamo è equipaggiato con 5 controlli indipendenti dalle frequenze basse alle alte. Ritornando al compressore Aquamarine 4, è basato sulla nuova tecnologia Core 13 che include il sistema VLA, ossia Vector Loading Acceleration, per una risposta più rapida e veloce del plugin stesso. L'algoritmo SAMS è stato migliorato ed è stata aggiunta una sorta di denoising in post-produzione per rendere gli impulsi campionati più puliti possibile, chiamata STT. Ma veniamo all'uso del compressore. Il primo stadio è rappresentato, come dicevamo, dalla sezione di preamplificazione switchabile attraverso la manopola Pre, e che ci permette di utilizzare fino a 5 tipologie di trasformatore e preamplificazione dedicata. P1 è lo stesso preamplificatore vintage della serie Purple, molto pulito e cristallino. LGV è il preamplificatore di linea mono derivato dall'unità di equalizzazione che lo accompagna, mentre Bronze, Silver e Gold sono il risultato del campionamento dei trasformatori originali custom, dove Bronze aggiunge parecchio colore in ingresso, Silver sempre colorato ma leggermente più soft, e Gold con una bassissima distorsione ed una risposta delle basse flat. Il secondo stadio del segnale entra nel compressore ottico, attivabile da questo switch, ed è la rappresentazione software dell'attenuatore ottico. I controlli di questo parametro sono il threshold e il gain. Il threshold entra in azione in base al segnale in ingresso, come accade in tutte queste tipologie di macchine. Non esiste quindi un controllo di attacco vero e proprio, in questo caso dipende proprio dal segnale in ingresso. Opto Head controlla
alcune variazioni di attacco, sempre dipendenti dal gain in ingresso. Controlla quindi un tempo di ritardo sul segnale in ingresso. Il segnale viene quindi splittato ed un side interno ritardato da 0 a 4 millisecondi ed utilizzato per pilotare il compressore. È un sistema utile per la cattura dei transienti sui segnali con un attacco lento. Arriviamo così alla sezione discreta. Il terzo stadio presente del compressore è il compressore discreto che emula un VCA. I controlli sono molto simili al compressore ottico, ma con l'aggiunta di manopole dedicate al ratio, attack e release, che in questo caso verrà chiamato recover. Questa, come anche le altre sezioni, possono essere attivate con il pulsante di switch che troviamo qui. Il ratio discreto ha 6 posizioni che determinano il rapporto di compressione. La prima posizione fa riferimento ad un rapporto di 1.2 a 1 ed entra in funzione un decibel sopra la soglia dettata dalla threshold. Gli altri valori fanno riferimento ai rapporti 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 6 a 1, mentre la selezione Flood fa riferimento a un rapporto di 20 a 1. L'attacco del circuito discreto varia quanto lento o veloce il compressore debba entrare in funzione una volta superata la soglia. Tutti i valori di attacco fanno riferimento a valori fissi. Il selettore SH Mode o Schmode, presente anche su altre produzioni di acustica audio, regola la curva di attacco del compressore discreto. La posizione di default è 2 ed è quella dell'attacco presente in Aquamarine 3 e che fa comunque riferimento a un look ahead di 0 millisecondi. Possiamo scendere fino a 4 millisecondi. Ovviamente nella posizione 4 la curva di attacco scende drasticamente. Recovery, che troviamo qui sotto, o recover, determina quanto ci vorrà al segnale per ritornare in modalità non compressa, molto simile quindi ad un controllo di release, eccetto per la posizione dual, che di fatto si setta sull'auto release. La manopola di output, che troviamo infine qui a sinistra, controlla un segnale da meno 192 dB fino a un massimo di più 6 dB. Interessante la funzione di sidechain interno. Una volta attivato, cliccando sempre sul pulsante qui sotto, attiva il sidechain su entrambi i compressori, che taglia fuori tutte le frequenze sotto i 90 Hz. Il pulsante sidechain, che si trova qui in alto, attiva invece un sidechain esterno al compressore. Ogni compressore ottico o discreto può utilizzare un sidechain esterno invece del segnale in ingresso per controllare l'equalizzazione dinamica del compressore. In base quindi a differenti routing è possibile controllare internamente il sidechain sui canali 1 e 2 ed esternamente ricevere un segnale feed sui canali 3 e 4. In questo modo possiamo utilizzare una traccia per pilotare il sidechain sui canali principali. Nel caso di Studio One basta attivarlo e scegliere da quale traccia acquisire il feed direttamente. Questo principio cambia in base al tipo di plugin utilizzato. Vi ricordo infatti che VST supporta fino a 4 canali quadro mode, i primi due rappresentano i canali 1 e 2, mentre gli ultimi 3 e 4. Il formato AAX di Pro Tools, il sidechain esterno controlla un parametro K-input che modifica il sidechain in Pro Tools. I canali audio su 1 e 2 e sidechain solo su 3 e 4. Nella versione Audio Unit non è supportata questa features, ma verrà sicuramente implementata in futuro. Alcune DAW non supportano i canali 3 e 4, perché l'utilizzo di questa feature mette in crisi la DAW facendola crashare. Per sapere quali sono dovremmo contattare il supporto tecnico. Inseriamo ora il nostro Aquamarine 4 sul master ed ascoltiamo come lavora, come interagisce con i vari parametri durante le fasi di mix e di master.
applichiamo ora il nostro equalizzatore sul pianoforte in questo caso. Spero che questa lezione tutorial vi sia stata utile, abbiate apprezzato il fantastico timbro e suono del nuovo Aquamarine 4. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter finanziare questi video gratuiti, dove troverete anche altre lezioni dedicate esclusivamente agli utenti Patreon. Ciao, a presto!